Uomini e donne, anticipazioni 8 febbraio, Federico lascia andare con Carola e Alice. L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, con un nuovo appuntamento su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende del trono classico e per quelle del trono over, al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Federico Nicotera. Alle prese con nuove esterne con Alice e Carola. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 8 febbraio su Canale 5. Rivelano che Federico si ritroverà protagonista di nuove esterne con le due pretendenti che sono giunte ormai al rush finale di questa avventura. Il tronista ha scelto di portare in esterna Alice, la ragazza si è presentata con una sorpresa speciale per il tronista. Ossia un video che gli ha dedicato e alla fine c'è stato anche il bacio. Ma questa non è stata l'unica esterna che ha visto protagonista Federico in questi giorni. Dato che il tronista ha avuto modo di trascorrere del tempo anche assieme a Carola. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che anche in questo caso, ci sono stati un bel po' di baci tra Federico e Carola. I quali hanno passato dei momenti insieme in montagna. Insomma, ancora una volta Federico si è lasciato andare con entrambe le due corteggiatrici che sono giunte al rush finale di questo lungo percorso che, ormai, va avanti da settembre. E, al termine del confronto in studio con le due pretendenti, Federico ha scelto di ballare con Alice. Scatenando la gelosia dell'altra corteggiatrice. Nel corso della nuova puntata che sarà trasmessa oggi 8 febbraio, si tornerà a parlare anche delle vicende di Nicole, le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che la tronista ha portato in esterna Andrea e tra i due ci sono stati dei momenti di grande tenerezza. Spazio anche alle vicende di Claudio, le anticipazioni di questa puntata odierna rivelano che il cavaliere ha avuto modo di ricevere la visita di quattro nuove dame intenzionate a conoscerlo e ad approfondire la frequentazione fuori dallo studio. A quanto pare, però, la reazione di Tina Cipollari non sarebbe stata affatto delle migliori, l'opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5 si sarebbe scagliata duramente contro le nuove dame che hanno chiesto di poterlo conoscere.